Noi abbiamo siglato stamane un accordo di cooperazione con il Dipartimento di Protezione Ambientale della Municipalità di Chongqing. Avevamo già siglato questo accordo il 21 luglio a Milano durante il Chongqing Day nell'Expo e abbiamo già avuto degli incontri di carattere tecnico con i colleghi del Dipartimento di Protezione Ambientale di Chongqing. Sono venuti in Italia, abbiamo avuto degli scambi di istituzionali di conoscenza reciproca dei vari aspetti, dei vari problemi ambientali. E loro sono rimasti praticamente interessati a tecniche di controllo, di monitoraggio nel campo della qualità delle acque, nel campo dell'aria, che è il principale tema che in questo momento affligge il popolo cinese, visto i livelli di inquinamento che hanno, soprattutto al nord della Cina, e poi anche nel campo dei rifiuti e nel campo della compatibilità elettromagnetica. Per cui nel primo incontro svolto a Perugia, in questo svolto qui a Chongqing, abbiamo avuto scambi appunto tecnici di cooperazione, di scambio di idee, di proposte anche di possibili scambi di carattere anche che possono coinvolgere imprese private per migliorare l'attenzione su questi temi.